Fra 2 anni un nuovo soggetto politico a sinistra, le chiedo se era necessario. Sì, necessario certamente, perché la situazione non è buona, perché la condizione di vita delle persone in carne ed ossa peggiora, aumenta l'area della povertà, continua a aumentare la precarietà nonostante i proclami su nuove riforme del lavoro che avrebbero dovuto risolvere questo problema, i diritti si restringono e allora di fronte a questa condizione c'è bisogno che una sinistra ritrovi le ragioni e la forza per costruire un'altra idea di paese, di società, perfino di Europa, e in questi giorni verrebbe da dire perfino di mondo per quello che succede, e noi stiamo provando a fare questo. Abbiamo messo insieme intanto quello che era più semplice unire, cioè deputati e deputate che da mesi votavano insieme, condividevano un giudizio, un'urgenza, con un gruppo nuovo, Sinistra Italiana, SEL, il mio partito ha sciolto il proprio gruppo, ha detto facciamo insieme una cosa nuova, ora proviamo a costruire nel paese, nel territorio per territorio, un soggetto politico che è una cosa diversa, un partito, una cosa più complicata perché richiede la capacità di radicarsi, di costruire processi partecipati, democratici, di decidere insieme quali sono le priorità, come ci si organizza, e noi stiamo provando a fare questo. Ecco, teoricamente dovrebbe essere un passaggio, diciamo, semplice, visto che alla sinistra del PD insomma gli ha lasciato uno spazio enorme il partito di Renzi. Ecco, però invece i segnali che vengono dall'Europa sono di senso contrario, no? Non pensa anche questa vittoria del Front National in Francia, insomma, c'ha un certo significato. Il Front National in Francia, come purtroppo tante destre pericolose, regressive, neofasciste in giro per l'Europa, avanza perché chi al governo in nome della sinistra ha fatto politiche di destra ha legittimato quelle risposte, e le ha legittimate perché quelle risposte insieme lavorano sulla paura, sulla disperazione di chi è stato colpito dalla crisi, e lo fanno da un lato indicando il nemico più facile, l'immigrante, il disperato, un po' più disperato, e dall'altro parlando però di cose molto concrete, welfare, diritti, intervento pubblico in economia, aumento dei salari. Ecco, noi dobbiamo provare a mettere in campo una proposta che sia capace insieme di parlare di cose molto concrete e di evitare di dare la colpa a quello che sta un po' peggio, ricostruendo un'universalità di diritti. Per esempio, tornando a parlare di redistribuzione della ricchezza, andando a prendere i soldi dove ci sono, perché non è vero che non ci sono i soldi, il punto è che i soldi vengono spesi per alcune cose, per alcune priorità che non sono quelle giuste, alcune grandi opere inutili vengono spese continuamente per detassare i grandi interessi, le grandi imprese, senza imporre una politica industriale di qualità che abbia cura dell'ambiente, del clima. Perché troppi soldi oggi finiscono nella rendita, nelle grandi rendite, invece di essere presi lì, e vengono invece sempre presi dai lavoratori, dai pensionati. Dobbiamo lavorare su questo terreno con proposte concrete, ricostruendo anche pratiche sociali, una capacità di stare nei quartieri, nei territori, nei luoghi dove la crisi ha prodotto gli effetti peggiori. Però non crede, insomma, che comunque con il PD di Renzi voi dovrete confrontarvi, anche, voglio dire, pensando alle amministrative, oppure in ogni caso anche per un discorso futuro delle elezioni, cioè non è pensabile andare separati, no? Non pensa? No, non lo penso. Non lo penso perché il punto è che le alleanze non sono la risposta al problema che abbiamo davanti. Noi sappiamo che le alleanze sono sempre una necessità, il punto è che le alleanze vanno fatte su un programma, su un progetto di società, su un progetto di paese. Con chi pensa che la società italiana vada riscritta col Job Act, con l'eliminazione dell'articolo 18, dei diritti dei lavoratori, con chi pensa che si debba farlo con una pessima riforma della Costituzione che riduce gli spazi di democrazia, con una legge elettorale che lo fa ancora di più, con una riforma della scuola che invece di dare finanziamenti dà tutti i poteri a un preside, con chi pensa che questo sia il modello di società è difficile allearsi. Allora bisogna mettere in campo una proposta competitiva. Una proposta competitiva per dire che forse ci vogliono altri rapporti di forza, bisogna cambiare qualcosa perché qualcuna di queste politiche ha dimostrato di non funzionare. Sì, però essendo pratici, magari il rischio di Genova, che si è corsa a Genova, si potrebbe correre anche, che ne so, a Milano, se non a Roma, oppure a Roma proprio a livello nazionale, voglio dire, di elezioni politiche nazionali. Ma questa è una domanda che dovremmo fare al più grande partito, diciamo, di quella che fu la coalizione centro-sinistra, no? Chi ha più forze dovrebbe essere più responsabile. Non si può pensare di
dare un calcio nei denti tutti i giorni a chi dice forse su questo dovremmo discutere, poi chiamare quel qualcuno solo quando c'è il pericolo della destra, anche perché mi incuriosisce, c'è una cosa che mi incuriosisce molto in queste ore, nella discussione sulle amministrative, non riesco a capire com'è che c'è tutta questa paura della destra quando quella è la stessa destra con cui si governa a Roma. Vorrei ricordare ai dirigenti del Partito Democratico che in Liguria la coalizione che ha vinto le elezioni con Toti comprende l'NCD, cioè il principale alleato del governo Renzi. Allora o si ha paura della destra o ci si governa insieme, tutte e due le cose non funzionano. Noi diciamo che se ci sono programmi, proposte, condivise su cui costruire insieme un ragionamento, siamo pronti a discutere, lo abbiamo sempre fatto del resto. Non abbiamo mai scelto di dire non ci alleremo mai più in nessun posto o ci alleremo sempre. Vogliamo discutere e tornare a discutere di merito, perché penso che alle persone interessi questo molto più delle formule politiche. Un'ultima cosa, fra 2 anni chi farà parte di questo nuovo soggetto politico Sinistra Italiana? Tutti quelli e tutte quelle, tutti gli uomini, tutte le donne, tutte le persone che condividono queste urgenze, queste riflessioni, che condividono una idea, quella che c'è bisogno di mettere in discussione tutto quello che abbiamo fatto finora, di mettere in discussione le forme organizzate, i partiti che c'erano, lo dico a cominciare dal mio, Sinistra Ecologia e Libertà, che sono disposte a costruire insieme una storia nuova e a farlo fino in fondo. Se c'è questa condizione, io diciamo, non metto nessun confine, perché penso che ci sia lo spazio per costruire insieme questo percorso. Mi pare che siano tanti quelli che oggi ce lo chiedono e spero che siano tanti quelli che contribuiranno a costruirlo. Grazie.